Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis e finalmente abbiamo un nuovo banner. Tutti lo stavano aspettando, tutti lo stavano chiedendo ed eccolo qua. Banner che devo ammettere essere veramente interessante. Il banner è veramente veramente interessante. E, considerando il fatto che comunque le skin esteticamente, giusto per parlare di skin, sono incredibili, nel senso quella di Glenn mi piace un casino, quella di Zack in realtà mi piace meno, ma sono due skin che boostano HP e attacco fisico, quindi capite benissimo che qua probabilmente si deve andare avanti in tutte e due le schede. C'è veramente poco da fare qui. È un banner veramente veramente buono, ma andiamo a vedere il perché questo banner per me è buono. Partiamo dall'arma di Zack. Arma di Zack che non ha una grandissima potencies, ovvero un 540% a full rosa o comunque full bianca, chiamatela come volete, io continuerò a chiamarla rosa. Un 540% che in realtà non è tantissimo. Abbiamo visto armi addirittura arrivare all'800 o arrivare comunque a cifre molto più elevate. Ma la cosa incredibile di quest'arma è che abbassa la difesa fisica in potenza mid, che ovviamente sarà potenza massima mid, ma abbassa anche la resistenza all'acqua. Quindi abbiamo doppio effetto praticamente. Non so perché abbiano messo il water resist down effettivamente. Non abbiamo tante armi di tipo acqua. Potrebbe essere comoda in un ipotetico Ramu. Forse il boss, il gigante, è debole all'acqua. O forse hanno messo l'arma di Red Racqua. Io ancora non ho visto l'evento, non ho visto neanche l'arma di Red. Questo è un video dove appunto vado a parlare solo ed unicamente del banner, e comunque il fatto che abbia questi due principi è eccezionale quest'arma. Tra l'altro abbiamo danno fisico non elementale, quindi vuol dire che comunque sia possiamo utilizzarla tranquillamente anche come arma secondaria, non necessariamente come arma primaria, ma il fatto che abbassi la difesa fisica è veramente veramente buona. Zack è comunque un ottimo personaggio ibrido magico fisico, ha delle ottime stats, ha delle ottime armi che gli consentono di fare entrambe le cose, quindi va benissimo. Ma le refined abilities effettivamente non capisco il boost al water potencies. Sinceramente parlando, va bene il boost all'attacco fisico che è veramente ottimo, ma non capisco il perché il boost alla water potencies, dato che noi praticamente non abbiamo l'elemento acqua in quest'arma. Quindi è un'arma molto buona per le stats, scusatemi, per la core ability, ma per le refined abilities è un'arma che mi convince al 50%. E per quanto riguarda invece le materia, o comunque lo slot delle materie, abbiamo attacco fisico, attacco water, che qui già effettivamente la situazione cambia, perché potremmo mettere effettivamente un water a blow, che sicuramente qui farà la differenza, e poi addirittura il boost col sigillo triangolare. Quindi veramente veramente comoda, è un'arma che fondamentalmente non dà elementi ma che potenzia gli elementi, quindi diciamo bene o male va a pareggiare, quindi fondamentalmente ci sta. L'arma di Glenn invece è tantissima roba. Guardate le refined abilities: boost attacco fisico e boost ability point, ability potencies. Questa è un'arma incredibile, anche se in realtà è un'arma di supporto che in questo caso aumenta l'attacco fisico di durata high e ovviamente applica regen, è praticamente la variante della Unibi di Sephiroth per Glenn. Quindi aumento dell'attacco fisico, aumento, cioè regen che viene dato anche al personaggio. Questo è fondamentalmente la Unibi la Unibi versione fisica. Per quanto riguarda invece le materie, abbiamo appunto boost fisico, boost attacco magico fisico, quindi nulla di incredibile. Questa è un'arma che sicuramente consiglierei come sub weapon. È un'arma che
per chi non utilizza Glen è sicuramente ottima dal punto di vista di sub weapon, perché boost attacco fisico e boost ability potencies è veramente tanta roba, è veramente veramente tanta roba. Per quanto riguarda invece le skin, che cosa dobbiamo dire? Le skin sono praticamente due, e praticamente ci consentono di ottenere aumento di HP e aumento del boost di attacco fisico. 10 punti, che comunque sia non sono tanti, ma non sono neanche pochi. Quindi direi un buon vantaggio se ci interessa buildare i personaggi dal punto di vista fisico. Esteticamente parlando, la skin di Glen è incredibile. La skin di Glen è bellissima. Io adoro letteralmente la skin di Glen. È troppo bella. È veramente, veramente troppo bella. Come arma sicuramente preferisco quella di Zac. Però c'è anche da dire che se giustamente si va a pullare l'arma di Zac, tecnicamente andrei a pullare anche la sua skin. A meno che non si arriva alla seconda pagina, e allora si prende anche la skin di Glen. Sono tentato di pullare e vedere fino a dove arrivo. Sono molto curioso. Sicuramente pullerò per l'arma di Zac e per la skin di Zac, perché pullerò per entrambe. Non mi piace la skin di Zac esteticamente, lo ammetto, non mi piace proprio, però quella di Glen sì. Ma giustamente Zac è un personaggio che utilizzo di più rispetto a Glen, quindi ovviamente è normale che io vada diretto su Zac e non su Glen. Però comunque sia, sono due armi di tutto rispetto. Ovviamente la wishlist la comporrò al momento debito, e vi farò uscire anche il video pull, perché io qua vado a pullare. Sicuramente vado a fare tutta la prima scheda, e non so se andrò a fare anche l'altra, vedremo. Sono abbastanza indeciso se fare anche la seconda scheda per la skin di Glen e tentare anche di trovare l'arma di Glen. Spero di trovarla in giro, però madonna, la skin di Glen è bellissima, raga, veramente veramente bella. E allora, per quanto riguarda la wishlist, io ovviamente tengo l'arma di Eris Vento, l'arma di Matt, che mi va bene la sua nuova arma, poi tengo la Wing Edge di Sephiroth, e poi qui invece vorrei effettivamente cambiare le armi. Queste effettivamente le vorrei cambiare, e vorrei mettere queste Boost Magic Ability. Ecco, vorrei mettere questa, che è ottima, perché boosta attacco magico fisico e ability point, quindi mi piacerebbe tanto tanto da avere. E poi per Cloud, sì, probabilmente terrei la Maritime Sword, che è comunque un'arma di tipologia fisica, elementale acqua, e quindi mi permetterebbe di utilizzare Zac insieme a Cloud in combo, soprattutto per farmare Ramu. Sarebbe molto 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 comodo. Quindi questa è la mia wishlist per il momento. Detto questo, è un bel banner, ragazzi, c'è poco da dire, lo ripeto, è un bel banner. Le armi a me piacciono, le skin sono decenti, non ci sono boost unici, e questo sinceramente un pochettino mi dà fastidio, perché le skin solitamente bisogna utilizzarle con i boost unici, come quelli che abbiamo avuto di Sephiroth e Cloud, no? Per gli elementi, solo che qua elementi non ne abbiamo, quindi giustamente abbiamo statistiche base che però vengono aumentate di un bel po', 10 punti, che sarebbe tecnicamente la stessa cosa di un'abilità unica, quindi diciamo bilanciamo fondamentalmente con questo discorso. Detto ciò, ragazzi, io vi auguro buona fortuna, farò il video pull dove pullerò su questo banner, vedremo un po' come andrà, e poi sicuramente ci aggiorneremo in live e tutto quanto il resto. Quindi io vi ringrazio ancora per essere stati con me, spero che questo video possa esservi stato utile, e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!